Buongiorno, stamani farò un acquerello e ho deciso di fare i papaveri. Per fare i papaveri ho selezionato i colori che intendo utilizzare, ho già predisposto delle vaschette con i colori più liquidi e sulla tavolozza invece ho i colori più densi. Precedentemente ho preparato la carta fermandola con un nastro su una tavoletta e ho fatto un leggero disegno per muovere l'acqua a seconda di come mi piace per fare l'acquerello. E quindi inizio a fare lo sfondo. Metto più o meno acqua per fare uno sfondo leggero. Lasciando qualche spazio bianco. E mi avvicino ai papaveri che ho disegnato, lasciando il posto del fiore e quindi poi andrò a fare il fiore successivamente. Questa è la parte alta e quindi una parte con colori più luminosi. L'importante è non far seccare l'acqua se ci vogliamo tornare, perché altrimenti si vede lo stacco. E là dove avevo già messo acqua il colore si addensa ma non fugge da nessuna parte, resta lì. Aggiungo un maggior pigmento per fare un po', ci stiamo avvicinando verso la base, un po' più colore. Userò anche qualche spunto giallo per creare anche atmosfera. Nel mezzo ovviamente abbiamo una zona con
po' più di ombra, e allora aggiungiamo un colore, un colore un po' più forte di contrasto. Io che passavo 11 per caso, bevo un gelato al limone in idea, mangiarlo guidando, un po' senza mani, perché l'equilibrio va sempre allenato. È primavera, sentiamoci fuori, prendi qualcosa, briciole sparse e niente di prima. A questo punto la base è fatta. Ora vado a rinforzare alcune zone dove mi piace che mi spicchi un po' più di colore. Bene, ora passo a fare i papaveri, i petali, quelli più tenui, più leggeri, che si fondono con la luce, e poi faremo anche quelli più importanti, che hanno un maggior colore. Aggiungo un po' uno spruzzino, un po' d'acqua, che così aiuta a fondersi. Thank you.
molto velocemente, perché poi andremo a definire successivamente con i colori più, con maggior pigmento. Facciamo un po' asciugare e poi continuiamo. Bene, ora lavoriamo sui petali con colori più densi. Vedete, l'acqua si porta con sé il colore. Quindi noi possiamo definire i nostri petali. Colore la parte più bella, più piacevole. Di fronte al tuo sorriso ho chiesto il suo aiuto e non so chi sei. Ti ho vista parcheggiare condannata alla fretta. Sono giorni che penso di essere diverso, sono giorni che conto a fatica perché sono giù. Ora a questo punto, prima di andare avanti, voglio dare un po' di colore che porti verso il giallo. Poi proseguo con i petali.
canzone. Non sopporto sentire cantare la verità. Ho capito cos'eri davanti al tuo portone. Naturalmente bisogna aggiungere pigmento perché è ora per coprire. Facciamo delle sfumature, e poi a questo punto andiamo a aggiungere qualche, con un lazzarina, qualche punto che si vuole evidenziare e dove ovviamente collocheremo poi il pistillo. L'acqua consente ora di allargare, fondere, quindi diciamo è la parte divertente. Andiamo a rafforzare alcuni punti dove collocheremo il pistillo. In questo caso prenderemo un colore pigmento forte. A questo punto, come dire, abbiamo creato il contrasto importante. Ora aspettiamo un po', facciamo un po', come dire, far muovere l'acqua,
magari ricreando anche dei contatti laddove ci interessa ricollegarli. Pausa e poi iniziamo. Bene, ora a questo punto è che l'acqua ancora non è asciutta, non si è prosciugata, andremo a aggiungere un po' di gialli, un po' di aranci per dare una maggiore armonia all'acquerello. E andiamo ad aggiungerli perché ancora, come vedete, si fondono e quindi basta veramente appoggiare un po' di colore e il colore stesso si diffonde. E qui uno liberamente interpreta come dove vede bene il contrasto, l'armonia di colore. Ora sullo sfondo non si interviene più, perché se interveniamo sullo sfondo ovviamente si vede la differenza delle due stesure, mentre ancora sui petali l'acqua consente di creare armonia. E anche possiamo aggiungere un arancione sui petali per renderle anche loro maggiormente fusi nell'ambiente. Oppure su alcuni fiori ovviamente riportare anche del colore, perché così spiccano maggiormente. Giocare ovviamente anche con il pennello, aggiungendo qualcosa senza regole, insomma, uno si deve divertire, questo è il principio basilare. Bene, a questo punto riaspettiamo un altro po' che si asciughi, perché l'acquerello è anche pazienza, e poi andremo a fare i gioielli, cioè quelle righe, quei puntini che creano un'armonia e si spera anche un po' di poesia. Bene, a questo punto la carta si è asciugata e passeremo alle rifiniture, i gioiellini, e quindi lavoreremo sui gambi. Con piccole pennellatine. Questo sono io. Tutta una vita per cercare di capire, ma
intendemmo misto il quasi eterno sogno, cercare di capire se poi alla fine è stato meglio rinunciare e spaziare. Spaziare con i figli del prato che sempre ci sono sul prato e naturalmente possiamo utilizzare anche passando sopra ai fiori. Senza esagerare, comunque qualche gambino ci sta bene, anche perché i fiori hanno gambi e quindi faccio qualche puntino, perché comunque tra i fiori ci sono gli animali, ci sono, e quindi andiamo a arricchirlo. Non troppo. Facciamo anche pulendo con la tavolozza, facciamo anche dei puntini col bianco. Dentro al rosso, sì, esaltano. E anche sopra il nero del pistillo abbiamo fatto un acquerellino abbastanza velocemente. Bene, a questo punto l'acquerellino è finito, abbiamo ovviamente levato lo scotch, quindi dà anche una maggiore luminosità e non resta che firmarlo. Bene, alla prossima!